In 2010, we found a dog, skinny and starving, by the side of the road in Calabria, southern Italy. He had been dumped in a lay-by on a remote mountain road near a small village and left to fend for himself. We rescued him and called him Dino. Our Italian friends called him Fortunato, which means lucky in Italian, because so many stray dogs in southern Italy never find a home. So he became Dino Fortunato, and he is the inspiration for this film. During our mission to rescue Dino, we began to find out more about the reality for unwanted dogs behind the sun-drenched vistas of Bella Italia. Every country in the world has homeless dogs and an army of unsung heroes fighting for them. Through this film, it is our goal to shine a light into the world of stray dogs. And we start where it all began, in Italy. We are starting our journey in one of the most northern parts of Italy, right near the Swiss border. I'm getting my game face on in preparation to try not to come home with another dog. I'm happy to say that Nina here has a loving home. She was born in this tiny village in the Italian Alps. She is 10 years old and has roamed free her whole life. She has the best of both worlds. She is loved and taken care of, but she is totally free. Who doesn't want that? Tomorrow we begin our journey south towards Milan. We are going to interview Luca Spenacchio, a dog trainer and educator who has written a book about stray dogs and the Italian shelter system. La prima volta che sono entrato in un canile avevo 13 anni. Che un giorno ho incontrato un cane randagio, quando avevo 13 anni. Luca told us that when he was a young boy, he made friends with a stray dog in his village. After a while, his parents allowed him to adopt the dog. It was at the local vet that he heard about the dog shelter down the road, and at 13 years old, he started volunteering there. In pratica, questo cane qui mi ha portato nei canili dai quali non sono ancora uscito. Luca is a dog philosopher and a visionary who wants to transform Italy's dog shelters into a kind of cultural center where the human-canine bond can be rediscovered. Like so many countries, Italy's dog shelters are all full. In 1991, euthanasia was banned, making Italy one of the few no-kill countries in the world. This made the number of unwanted dogs explode, and more shelters were needed to house them. Abbiamo avuto 27 anni per dimostrare al mondo che si poteva evitare di sopprimere i cani, ma non ci siamo riusciti. Io penso che adesso siamo in una fase storica in cui ci deve per forza essere un cambiamento. Ci dovrà essere per forza. Quello che io auspico è un cambiamento culturale principalmente, quindi un mondo dove il canile diventa soltanto una struttura d'appoggio nel momento in cui ci sono dei particolari problemi, ma una società che non ha più bisogno del canile perché c'è il maltrattamento e l'abbandono. È una società dove c'è il canile che aiuta le persone in difficoltà, e i cani ovviamente in difficoltà. Questo passaggio, a mio avviso, può avvenire solo se ci sarà questo cambiamento culturale. In his book, Canile 3.0, Luca argues that the dog shelter should not just be a place to house homeless dogs, but a catalyst for cultural change. And the first step towards that goal is to ensure that all of the shelters are run by experts. Ma far diventare le persone che lavorano con i cani degli esperti di cani. Perché purtroppo non è che nei canili siano tutti esperti di cani.
Già questo qua sarebbe un bel cambiamento, dove in canile ci sono persone esperte di cani. According to Luca, many of Italy's dog shelters are poorly run, and as he sees it, education is a key part of changing that. He took us to the local dog shelter, Cani Sciolti. For the last decade, Luca has been volunteering here and putting his ideas into action. It is hot and humid, and I am bracing myself to see the faces that I must try not to bring home with us. Sì. Luca told us that Cani Sciolti is different from the average dog shelter in Italy. For a start, everyone who works here has taken training courses with him, and they now train all new workers and volunteers themselves. Cioè qui non entrano persone che non abbiano fatto formazione e quindi abbiano fatto delle lezioni per imparare come comunicare col cane, come lavorare col cane. It is a small shelter and the dogs are let out into the open spaces every day to exercise. Volunteers take them out for walks and they have set up obstacle courses for training. As Luca says, none of this is a substitute for having a family, but at least their quality of life is higher than many Italian shelters where dogs are often left in cages for their whole lives. Hi, sweetheart. Lo scopo principale è quello di dare tutte le possibilità a questi cani di ritrovare una famiglia. Cani Sciolti post their dogs on social media and on a board outside the shelter, and they work hard to make sure that each dog finds a good home that fits their specific needs. With Luca's consultation, Cani Sciolti are clearly doing things right. So how did so many Italian dog shelters get it so wrong? In Italia c'è una legge uscita nel 1991 che ha portato sia cose buone che cose negative. La cosa buona che ha portato è che si è cominciato a parlare di benessere degli animali e è stato abolito la pratica dell'eutanasia. Prima nei canili in Italia, come un po' in tutto il resto d'Europa o nel mondo, i cani venivano soppressi dopo che stavano un certo periodo in canile. Quindi è sicuramente stata una cosa buona evitare di uccidere poi i cani. Il problema però è che contemporaneamente la legge ha trasformato un cane randagio in un valore economico che poteva essere sfruttato. Quindi dove sta la verità? La verità sta che purtroppo ogni cosa che viene fatta può essere sempre sfruttata in malo modo. Probabilmente la legge adesso andrebbe anche aggiustata perché sono passati 27 anni, quindi si dovrebbero vedere molte cose. Però secondo me abbiamo già abbastanza leggi, ma non vengono rispettate e sono molto difficili da far applicare. Moltissimi comuni in Italia ancora oggi, dopo 27 anni, non sono a norma con la legge nazionale. Quindi mi viene da chiedermi, serve fare un'altra legge? Forse sarebbe meglio rispettare quelle che già ci sono e vedere se si riesce a risolvere la questione in maniera migliore. Io sono più interessato non tanto a quello che la legge dice, ma a quello che le persone sanno. Quindi a livello popolare, secondo me, se ci fosse più consapevolezza e coscienza, non ci sarebbe bisogno di una legge. Ci sarebbe bisogno del fatto che le persone siano più in grado di scegliere come vivere con un cane, se vivere con un cane e dove prendere un cane. Perché in realtà, se ci riflettiamo bene, come mai ci sono così tanti cani nei canili? Semplicemente perché la gente li prende e poi li abbandona. We know from spending time in Italy that stray dogs are a lot more visible on the streets of the south. It is not common to see stray dogs roaming around in the streets of northern Italy, yet all of the shelters in the north are full. Qui al nord noi da anni non abbiamo più randagi. I cani che sono nei canili qui al nord sono cani che vengono portati dalle persone con le rinunce di proprietà perché non vogliono più il cane, non lo abbandonano per strada, lo portano in canile. Sembra una cosa più civile, ma in realtà è ancora un abbandono. E il problema non è tanto dove va a finire il cane, è perché le persone prendono il cane e poi hanno difficoltà a vivere col cane. Questo secondo me è la riflessione, secondo me, secondo i miei colleghi, è la riflessione che dovremmo fare, invece di trovare subito delle soluzioni di comodo, che poi non lo sono e che per 27 anni hanno foraggiato le tasche di tante persone, perché si parla di tanti miliardi.
spesi. When we rescued Dino in Calabria in 2010, we discovered that the public shelters in Italy are paid per dog per day by the local authorities, a system which seems to incentivize rather than discourage the locking up of dogs in kennels. The shelter where Dino was being held, for example, was getting €3 a day to keep him. That's €90 a month to simply leave him in a cage. When we went to visit Dino at the shelter while we were trying to figure out a solution for him, they made us wear plastic bags over our shoes. It was hot and overcrowded, and many of the dogs were in poor health. Each time we visited him, he was getting noticeably thinner. The dogs we met at Cani Sciolti were definitely some of the luckier ones. But whatever shelter a dog ends up in, the question remains, what can we do to prevent this? Ci si può anche rendere conto che quello che oggi per noi è un problema non lo è mai stato. E allora chiediamoci perché adesso è un problema e prima non lo era. In più c'è un altro aspetto che per quanto mi riguarda è abbastanza importante. L'idea è che una società civile non abbia cani randagi. Questo è fondamentalmente l'idea di fondo. Però io non sono poi così tanto d'accordo, nel senso che il cane come specie c'è sempre stata intorno all'uomo. Non è che noi abbiamo confuso un po' l'idea del pet, quindi dell'animale da compagnia, da quello che effettivamente è il cane. E secondo me, cosa è successo? Che a un certo punto, i cani ci sono sempre stati, però a un certo punto si è deciso che i cani non dovevano più esserci per le strade. E allora da lì le varie leggi, la soppressione con i cani. Però l'uomo vive da sempre con i cani. Quando io ero piccolo, vivevo in un paese qua vicino e per strada c'erano bambini e cani che giocavano. Adesso non ci sono più né bambini né cani, perché noi stiamo costruendo un mondo che è troppo pericoloso sia per i bambini che per i cani. E secondo me non è molto intelligente che noi facciamo un mondo dove per noi è difficile vivere. Siccome l'uomo e il cane vivono insieme da sempre, non può esistere qualcosa che va bene per il cane e non va bene per l'uomo o viceversa. E forse dovremmo chiederci di più, invece che eliminare un qualcosa che è diventato un problema, di riflettere su perché è un problema. Forse perché le nostre città, il nostro modo di vivere non è più a misura, neanche di uomo fondamentalmente. Ero lo psicologo dei cani, contemporaneamente allo psicologo per i bambini. E quindi si stanno usando moltissimi psicofarmaci per i cani e per i bambini. E allora uno dovrebbe chiedersi, ma stiamo facendo cani e bambini sbagliati? Sono loro che sono sbagliati? O è il mondo che stiamo costruendo che è sbagliato? E forse i cani ci stanno facendo riflettere su questa cosa. Perché in realtà io come essere umano posso anche far finta che qualcosa mi vada bene anche se non è vero, ma il mio cane no. Il mio cane se non sta bene me lo dice. Lui non mente su questo, non fa finta che le cose vadano bene lo stesso. Noi facciamo una vita che secondo me rende sempre più difficile vivere col cane, ecco perché i cani poi sono nei canili. Perché anche le persone hanno difficoltà a vivere, anche banalmente ad avere la conoscenza. Una volta noi avevamo i cani e quindi non ci doveva essere l'educatore cinofilo che ti spiegava come stare con un cane perché lo sapevamo. Così come non c'era bisogno di avere la tata che tenesse i bambini perché sapevamo come crescere i bambini. Poi adesso abbiamo bisogno invece dell'esperto di puericoltura che spiega alle madri come crescere un figlio. E quindi sono diventate figure importanti gli educatori cinofili da una parte per i cani e i professionisti dell'infanzia per spiegare alle mamme come far diventare grandi un bambino. E quindi insomma, secondo me questo apre tutto un mondo di riflessioni che però sono scomode. Sì. We live in a time of many uncomfortable truths that seem to require a drastic cultural change. Luca presents us with another one of these predicaments. He is advocating a major cultural shift with the dog shelter as the source of change. But thinking back to his point about the difference between a pet and a dog, we wondered if he is also advocating a return to a time when dogs were allowed to roam freely as independent members of our society. La questione è complicata perché in alcuni comuni del centro-sud Italia
esiste la figura del cane di quartiere, o dei gruppi di cani che vivono e vengono monitorati da persone, da volontari che si occupano di loro, sia nel portargli il cibo che fargli le cure se si dovessero ammalare, eccetera. E questi cani sono intestati al sindaco, come, quindi invece che essere in un canile sono per strada. Però nel nord Italia ormai le persone non sono più abituate a questo e da troppo tempo non ci sono più i cani per strada. Quindi oltretutto poi il nord Italia, in modo particolare la Lombardia, è molto costruita, ci sono moltissime case, moltissime strade, moltissimi pericoli. Oggi contemplare che dei cani riescano a vivere liberi su questo territorio così complicato è molto difficile. Onestamente dico che per me sarebbe affascinante, perché io sono molto interessato allo studio del comportamento del cane, alla mente del cane, e quello, secondo me, quando il cane è in grado di crescere i suoi piccoli, di adattarsi al mondo, di vivere bene in un territorio, eccetera, significa veramente un exploit mentale, cognitivo, che è molto bello. Però mi rendo anche conto che la nostra realtà adesso non accetterebbe più culturalmente proprio questa cosa. Quello che secondo me è importante fare è non perdere questa opportunità laddove è ancora possibile che ci sia. Quindi gestire meglio la realtà dei cani semiselvatici o selvatici, in modo che non corrano rischi, che siano protetti, ma che siano tutelati nella loro dignità, nella loro libertà, impedendo gli abbandoni invece dei cani di proprietà, che invece quelli non se la sanno cavare da soli. Cioè il mio cane, se io lo porto sulla statale e lo libero, finisce sotto una macchina in 5 minuti. Ma sono cani diversi, perché le realtà sono molto diverse. Ci sono cani che sono sempre stati sul territorio e sono molto bravi a farlo. During our time in the south of Italy, we have seen many stray dogs, and indeed, Dino Fortunato was one of them. Dino had been abandoned on a mountain road, and he was clearly lost. But in talking to Luca, we started to understand that not all stray dogs in Italy are lost. There are packs of dogs in the central and southern parts of the country who have adjusted to life on the streets, and who, it could be argued, have a better quality of life than those stuck in a cage. But what about the dangers? Poi molti mi dicono, ma sai, se tu lasci il cane sul territorio lo avvelenano, lo picchiano, lo uccidono, lo torturano. Ma è come dire, è vero, questo sicuramente è vero, perché può succedere, abbiamo avuto molti casi in Italia, però è come dire che dato che in Africa si caccia il rinoceronte, la soluzione è metterlo in uno zoo. Il problema è la caccia, non è il rinoceronte. Quindi se c'è qualcuno che è violento con i cani, il problema è lui, non sono i cani. E quindi bisogna anche capire effettivamente, quando si parla di un problema, da che parte si prova a risolvere questo problema. È vero che ci sono delle persone cattive e malvagie, lo sappiamo, anche i bambini ricorrono un sacco di rischi perché ci sono queste cose. Però questo non vuol dire che io allora devo chiudere in casa mio figlio, non farlo mai uscire, perché il mondo è pericoloso. Anzi, la realtà forse è che tanto più io chiuderò in casa mio figlio, tanto più il mondo sarà pericoloso fuori, perché è un mondo che non è più abituato a avere i bambini per strada. E oggi far giocare in un parcheggio dei bambini a calcio, come quando eravamo piccoli noi che mettevamo giù due sacchi e si giocava, oggi è praticamente impossibile. Forse primo perché non c'è più neanche un parcheggio libero, e quindi non si può più fare. Ma poi perché veramente questa cosa è diventata per molti aspetti molto pericolosa. In più le mamme di oggi, così come i proprietari di oggi, non ce la fanno emotivamente a lasciare libero il loro bambino e il loro cane. E tutti i cani che abbiamo noi oggi, specialmente nel nord Italia, la maggior parte dei cani sono individui che non sono mai stati liberati dal guinzaglio, mai, in tutta la loro vita. E questo però è considerato normale, e giusto. E invece secondo me dovremmo fermarci a dire forse non è normale e giusto. È ovvio che poi i cani hanno problemi loro e creano problemi alle persone. Queste riflessioni mi servono perché io, quando analizzo il problema del canile, devo capire tutto ciò che gira intorno a questa cosa. Ed è naturale che se una società ha difficoltà a vivere con il cane, ma contemporaneamente desidera il cane, perché le persone vanno a prendere i cani, ma non poi non sanno più viverci,
E questo per me è un problema, perché poi significa che parecchie migliaia di cani ogni anno vengono portati nei canili. Qual è il futuro che ci stiamo costruendo? Molto probabilmente anche nel nostro paese si riparlerà di soppressione e di eutanasia, perché ormai siamo arrivati a un punto di collasso, un punto dove i costi sono troppo eccessivi, dove non c'è, dal punto di vista culturale, nelle persone non ci sono grandi miglioramenti, e fra poco probabilmente si dovranno prendere a livello governativo delle soluzioni drastiche, perché quando si mette l'etica e l'economia sui due piatti della bilancia, lo sappiamo già chi ha il peso maggiore. The sheer scale and cost of the homeless dog problem in Italy means that either there needs to be a major change in cultural attitudes towards dogs, or there will need to be a drastic shift towards mass euthanasia. This made us think of the situation back home in the States, where we have mass euthanasia, and still so many of our dog shelters are full. In our research for this film, we discovered that in some parts of the States, we have gas chambers for unwanted dogs, and their bodies are tossed in huge numbers into dumpsters. This isn't just about Italy. We like to think that the stray dog problem happens far from home, but it is happening on all of our doorsteps. And as Luca points out, it is not so much a dog problem, but a human problem. During our visit to the shelter where Luca volunteers, I was surprised and sad to see so many pit bulls. Our shelters back home in the States are packed full of pit bulls. I asked Luca if this is a pattern that he has observed in his local shelters in the north. Adesso, negli ultimi anni, c'è un fenomeno che è in continua crescita dell'abbandono di cani come pitbull e American Staffordshire, che molto spesso arrivano in canile che hanno subito maltrattamenti, fanno parte un po' di una moda. Insomma, è il cane del macho, è il cane della persona forte. Purtroppo per loro uno degli aspetti che si sta cercando di contrastare è proprio un aspetto culturale, cioè far superare il piacere dell'estetica e far conoscere il cane invece per quello che è. Io penso che la maggior parte delle persone abbia questo ostacolo da superare, cioè vede il cane come un elemento che va a rafforzare l'immagine di se stesso. Quindi un po' come dire: prendo la Ferrari. Perché prendi la Ferrari? La Ferrari non serve a nessuno, perché è una macchina che non puoi andare a 300 all'ora, costa tantissimo. Se ci sono i dossi, ti spacchi la macchina, non puoi andare a fare fuoristrada. Però perché compri una macchina così costosa? Perché la tua immagine, insieme a quella macchina lì, è apprezzata. E la stessa cosa vale per il cane. Non prendo quel cane perché conosco quel cane, perché conosco quella razza. Lo prendo perché io mi immagino come gli altri mi vedono con quel cane. E allora io ho questa mia immagine, che non ha niente a che fare con la realtà, e è come prendere un vestito. Come mi vedono gli altri se metto un bel vestito? Soltanto che i cani non sono vestiti e non sono neanche macchine. Però la logica dell'estetica è quella che guida tutta la nostra società, in tutte le cose. E va bene, finché si tratta di oggetti va benissimo. Il problema è che questa cosa viene applicata anche ai cani. E loro non sono dei modelli di macchine, sono degli esseri viventi che hanno un loro modo di stare nel mondo. Ecco perché, se io mi immagino che quel cane farà di me una persona migliore, perché standomi vicino io sembrerò più importante, quando poi invece mi dà problemi, allora io non ho voglia di impegnarmi per risolvere un problema. Sirena. Amusing though it was to have the loud siren of the boat gate interrupt our interview, it also seemed somewhat appropriate. I started thinking of all the dogs suffering in shelters around the world.
and wishing they could get their paws on a large siren button to make us all stop and listen and find a way to open up the gates. Luca has made another good point here about the human problem. If we think our dog enhances our image and makes us look good, then it's not surprising that we will have no tolerance for them when they deviate from that role. Le persone hanno sempre più fastidio ad avere intorno i cani. Però io insisto sul parallelismo con i bambini, perché a me è capitato di vedere pubblicità di villaggi turistici che ti pubblicizzano no cani, no bambini. Quindi siamo un po' in un mondo dove le persone non vogliono più fastidi e quindi le persone ovviamente non essendo più abituati a avere bambini in giro e cani in giro, quando ci sono diventano molto fastidiosi perché noi non siamo più abituati a starci e sarà sempre peggio. Però d'altra parte io credo che noi stiamo costruendo un mondo, se tu adesso guardi la gente, insomma a Milano per esempio, in giro per la città, molto spesso le persone sono così, cioè vivono in questo modo qui, la realtà è qui, non è lì, è qui. E già adesso è così, è sempre peggio, c'è sempre una maggior realtà virtuale e una minor realtà di vita. E quindi il cane, che non puoi mettergli questo sugli occhi, lui invece ti guarda e ti chiede, usciamo, andiamo un po' fuori, stiamo nel mondo. Facciamo cose insieme, passiamo del tempo insieme e noi non siamo più capaci di farlo, neanche con i bambini. Adesso è diventato normale andare al centro commerciale col cane, perché le persone o sono a casa, o sono in ufficio, o sono al centro commerciale. Cioè, in questi posti qua non ci vanno pochissimo. Il cane non è fatto per stare insieme a un milione di persone dentro un centro commerciale, non è felice. Le persone dovrebbero andare meno nel centro commerciale e di più in un bosco invece che portare il cane nel centro commerciale con loro. Però è la stessa cosa che fanno con i bambini. Adesso i parchi giochi li costruiscono dentro i centri commerciali, così tu quando vai a fare la spesa puoi lasciare lì il tuo bambino che gioca con un inserviente di solito, con uno che è lì per far giocare il bambino, ma i bambini che si arrampicano sugli alberi o corrono o si sporcano le mani di terra non ci sono più. È diventato tutto un mondo sterile, tutto un mondo di robot. Grazie. Anche bello. Questa società non ti abitua a farti delle domande. Quando cominci a farti domande diventa tutto più scomodo. Grazie. Diventa tutto più difficile. Questo è il motivo per cui io ho scritto il libro. Non perché volevo presentare la soluzione al problema, ma perché volevo cominciare a mettere sul tavolo un argomento di discussione che potesse essere condiviso da altri. Siamo qui non perché vogliamo far vedere quanto siamo bravi, siamo qui perché abbiamo qualcosa che va oltre noi stessi. Cioè, vogliamo dare un contributo per qualcosa che deve cambiare anche quando non ci saremo più. Cioè, la realtà è molto più grande di noi, molto più grande. Mi piace che le persone riflettano sulle cose, che abbiano gli strumenti per riflettere sulle cose. Luca has certainly made us reflect on the world around us. For all of our technological advances, our lives have in so many ways become more narrow. We are losing our connection with nature, and as Luca sees it, we are becoming more like robots, and our dogs are suffering as a result. The overcrowded dog shelters, not just in Italy, but around the world, are proof that dogs have become the victims of our human problems. But as Luca sees it, dogs, in all of their wonder and glory, are also the solution. Lavorare con i cani è, secondo me, è bellissimo, perché in realtà io dico lavorare, ma per me non è un lavoro, nel senso che è una cosa che faccio comunque. Però lavorare, io non intendo insegnare delle cose ai cani, intendo stare nel mondo con i cani e osservare come loro, le loro opinioni sul mondo, le loro capacità e le loro doti nel mondo. E secondo me
una cosa fantastica, per esempio, dei miei cani, mio cane Chaos, per esempio, lui viene da un canile, ovviamente, è che il tuo cane ti porta in posti che tu non sapevi neanche che c'erano. Perché io quello che dico anche ai miei allievi spesso è: ogni tanto smettete di dire al vostro cane dove deve andare e cominciate a seguirlo voi, perché lui vi porta in questi posti qui, lui vi porta in mezzo alla natura, in mezzo ai boschi, e se non ci fosse lui probabilmente moltissime volte starei a casa invece che uscire e andare a spasso con il cane. Non saprei, magari questo posto l'ho conosciuto perché un mio amico mi ha detto: guarda, vado lì e spasso col cane, è un posto bellissimo per andarci col cane. E poi scopri che dove è bello andare con il cane è bello anche andarci anche senza poi. Quindi i cani ti aiutano proprio a riscoprire il mondo. I think so many of us can agree that getting off our phones and following our dogs into nature sounds like an essential step towards reconnecting with our dogs and with ourselves. And it is in that reconnection that Luca sees the solution not only to the problem of overcrowded dog shelters in the world, but to so much of what ails us as a society. We asked Luca if he had a message for anybody watching this film. Per chi... Allora, già se qualcuno sta guardando questo documentario, mi auguro che abbia una grande diffusione, già vuol dire che in qualche modo è interessato al tema. E già farsi delle domande su questo argomento è già, secondo me, un passo importantissimo. Una cosa intanto che posso dire alle persone è: se veramente volete vivere con un cane, veramente, forse il primo passo che dovreste fare, non l'ultimo, è informarvi su qual è il canile più vicino a casa vostra e andare lì a cercare quello che sarà il vostro amico per i prossimi, mi auguro, 15-20 anni. D'accordo. Grazie mille. Luca's message is clear. Dogs haven't gone astray, we humans have, and we've taken dogs with us. Somewhere along the way, we have dragged our furry friends into our struggles instead of following them into the light. We came to find out what one country, Italy, is doing to tackle their stray dog problem, and we found ourselves questioning our whole modern way of life. We continued our conversation at a local bar and found out that Luca is also a filmmaker. We geeked out about dogs and camera equipment and discovered that we all share the dream of taking off in a camper van with our dogs to make films. Next, we are heading to Naples to interview Dorothea Fritz, a German vet who has been running a non-profit vet clinic for over 30 years. Please tune in to episode 2 to follow our journey south.